La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sta per cedere le sue quote di partecipazione nella Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, gruppo Intesa San Paolo, da cui stima di introitare circa 85 milioni di euro. Lo ha annunciato il suo presidente Luca Iozzelli. Stiamo negoziando ora, ha detto, aggiungendo che la conclusione delle trattative potrebbe avvenire già a inizio 2017. Iozzelli ha poi aggiunto che nel 2017 la Fondazione erogherà risorse per lo sviluppo del territorio pistoiese per circa 12 milioni di euro. Le erogazioni, ha spiegato Iozzelli, saranno effettuate prevalentemente con bandi specifici. Ne abbiamo in programma 12, ha detto, dal volontariato al sociale, dalla ricerca scientifica alla scuola, al recupero del patrimonio artistico. Il bando, il primo bando che partirà sarà il bando del volontariato, poi ci sarà il bando per quanto riguarda gli automezzi. A fine di quest'anno per la prima volta abbiamo fatto un bando sulla ricerca scientifica, poi abbiamo in mente un bando che avrà il titolo Sì Geniale per le scuole, per stimolare i ragazzi alla creatività e soprattutto all'amore per la scienza, e anche questo bando uscirà da qui a poco, e poi nei vari settori della nostra attività.